scrittore di assoluto prestigio e di assoluta rilevanza europea. Landolfi è considerato a tutti gli effetti dagli studiosi uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento. Landolfi merita di essere ricordato in questo territorio, e questo la Dante con la biblioteca sta cercando di fare, con una serie di manifestazioni. Ecco, il tipo di manifestazioni da noi scelto mi pare risponda bene alla bisogna, perché abbiamo voluto, anche per il fatto che mentre è un grandissimo scrittore, Landolfi è scrittore anche poco noto, abbiamo voluto impostare questi incontri sulla base di un confronto come a tu per tu con l'opera. Confronto a tu per tu che significa per un verso la lettura di alcune opere di Landolfi, la proposta di pezzi anche ampi della sua produzione, accompagnati da commenti, commenti che sono ovviamente anche in questo caso, come mi par di capire, come gli strumenti di sofisticata tecnologia che sono alle nostre spalle ci consentono di arguire, strumenti anche piuttosto di tipo tecnologico, quindi commenti anche multimediali, per dire così. Ecco, questa formula che abbiamo cominciato a sperimentare con il precedente incontro tenuto da Angela Flori, mi pare una formula efficace, perché consente anche al pubblico che non ha molta dimestichezza con Landolfi di seguire da vicino la sua opera, di vedersi offerti i racconti, e consente al tempo stesso quelle note di commento che ci mettono per l'appunto sulle piste di uno scrittore, torno a dire, tra i più grandi del nostro Novecento. Non ho bisogno di presentare Lucia Mancini, non fosse altro che per la ragione che ovviamente Lucia ha prestato la sua collaborazione alla Dante, alla biblioteca, in tante altre circostanze, in tanti altri momenti. Ed io mi onoro di averla come dire, nell'equipe, no? Di quanti si muovono tra Dante e biblioteca per assicurare sempre un programma, dico, culturale, credo significativo, dico, all'altezza dei compiti, naturalmente, e all'altezza anche dei significati culturali che in una provincia come questa possono essere proposti. Lucia Mancini è stata protagonista di tanti altri incontri nei tempi più recenti, con la Dante, e dico, la sua intelligenza, la sua tenacia, la sua puntualità nell'accostare gli argomenti e i temi che poi ci viene a proporre sono a tutti voi, io penso, noti. Non ho bisogno dunque di presentarla. Ne ho bisogno di presentare Landolfi. Ricorderò che questo secondo appuntamento è dedicato al dialogo dei massimi sistemi, il secondo dei quattro appuntamenti dedicati a questa opera d'esordio di Landolfi, che fu un'autentica sorpresa, un'autentica novità, un'autentica proposta alternativa nella letteratura italiana del Novecento. Allora, ecco, abbiamo detto il blocco del traffico e tutto il resto, insomma, ecco, sono sempre degli intralci, però, insomma, ecco, vi ringrazio per la partecipazione, per la vostra presenza. E, anche io mi occuperò appunto di Tommaso Landolfi, che appunto ha già detto Marcello, è giusto ricordare perché è uno scrittore che ha sempre avuto un grande successo sicuramente di critica, forse un po' meno il successo di pubblico. Ed è giusto che sicuramente appunto come è già stato definito già da Zanzotto e dai critici contemporanei, un grandissimo scrittore, ed è giusto appunto anche ricordarlo e a mio parere anche leggere, ascoltare in effetti proprio dalla sua opera direttamente i brani che caratterizzano ecco, questo stile estremamente brillante, direi proprio di Tommaso Landolfi. In modo particolare, ecco, diceva appunto Marcello, già per quanto riguarda il dialogo dei massimi sistemi, è già stato letto appunto da Angela Flori appunto precedentemente il primo libro
questi racconti che si intitola Maria Giuseppa. Io invece mi occuperò, almeno secondo l'edizione appunto sempre della Delphi, del quarto e del quinto racconto, dal titolo La piccola apocalisse e Mani. In realtà precede appunto nell'indice Mani, che appunto almeno io definirei uno scherzo landolfiano, mentre mi occuperò prima però della piccola apocalisse. Intanto mi sembra giusto dare un quadro appunto di insieme un pochino poi allo scrittore, magari anche brevemente, e soffermarmi però principalmente sulle poetiche. Mi sembra giusto cioè individuare alcune linee tematiche essenziali che rappresentano in qualche modo la costante appunto della sua produzione. E, ecco, questa presentazione multimediale, mi servo ovviamente degli strumenti multimediali più che altro per diciamo, fare poi dei quadri d'insieme, insomma, anche che possano schematizzare, insomma, ecco, rendere un pochino più semplice, ecco, insomma, la sintesi, ecco, per questo scrittore. Già, come vedete dalla prima diapositiva, già lo scrittore per pochi significa appunto diciamo, un po' la definizione che è stata data, anche in qualche modo giustificata del fatto che fosse appunto conosciuto poco dal pubblico, dal cosiddetto lettore medio, dal grande pubblico, anche se appunto, dicevo già, come fondatore di miti e come appunto scrittore brillante e originale, già ha avuto insomma comunque un grandissimo successo. Allora, procedo con le altre diapositive. Forse posso mettermi qui, che magari più semplice. In effetti ha il suo valore perché ogni sezione in realtà apre una sezione diciamo minore, più piccola o più intima, con un significato più profondo, quindi ad indicare, ecco, questo l'effetto matrioska, l'effetto appunto di queste bambole dove la più grande contiene le altre, o l'effetto delle scatole cinesi, perché chiaramente da un contenuto esteriore, da una cornice esteriore, si formano ulteriori cornici che ovviamente sono sempre più piccole, e fino ovviamente a scoprire l'ultima, che in genere è la chiave interpretativa che svela il mistero e il valore di tutte le cornici successive. E in effetti, allora, cominciamo proprio dalla prima parte, e pensavo appunto di leggere anche delle parti, ovviamente in modo da lasciare poi alla voce del poeta direttamente, ecco, la capacità di esprimere quello che ho cercato in qualche modo di sintetizzare. Allora, ognuno di queste parti ha in realtà un sottotitolo. Il sottotitolo della prima parte è Nippis, o appunto è stato tradotto con Gelidità dei simulacri, ed è quindi appunto la rappresentazione di una situazione estremamente rutinaria, che capita, che si può effettivamente realizzare nella quotidianità, e che in effetti rappresenta diciamo, la presenza quindi di quattro amici che si incontrano in un gran caffè formato da vari piani, e quindi nel piano terra c'è un'orchestra che suona, e che in effetti si scambiano tra loro delle impressioni, una conversazione che è in effetti una conversazione estremamente banale, estremamente rutinaria. A tal punto che anche i quattro personaggi non hanno un nome, ma hanno delle lettere alfabetiche, e ci sono in particolare A e B che conversano tra loro, sono giovani, mentre C e D rappresentano i due anziani.